non si possono fare spettacoli gratuiti. È sbagliato, si abitua la gente a pensare male. Ma è mai possibile che non si può creare una cosa comune, una rete unita? Noi ci sono i teatri uniti, noi non facciamo parte dei teatri uniti, ma ci vogliamo unire. È assolutamente importante che si vada a lavorare sulle articolazioni. Riunita questa mattina la Commissione Cultura per un tavolo di confronto con gli operatori teatrali cittadini, dove non sono mancati i toni vivaci e le analisi critiche. Fra i principali temi proposti, le politiche dei prezzi dei teatri pubblici in forte concorrenza con l'offerta privata, la ridefinizione delle aliquote Tari e Tarsu per i teatri, la possibilità di servirsi di bacheche o totem gratuiti per la promozione degli spettacoli, l'installazione di una segnaletica per tutti i teatri cittadini, la concessione di spazi per allestire residenze per attori e per le compagnie giovani. La presidente Elena Coccia ha ricordato l'appuntamento per l'Assemblea Popolare che si terrà presso l'ex ospedale militare venerdì 18 alle ore 15 per promuovere manifestazioni di interesse per il recupero della struttura nell'ambito del progetto europeo Urbact.